Conviene comprare Bitcoin adesso, sì o no? Soprattutto se ho un investimento da fare, ho messo capitali freschi e voglio metterli in questo mondo delle criptovalute. Qual è il momento giusto per andare a comprare Bitcoin? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Abbiamo visto nel video precedente quelli che sono i dati dell'analisi di lungo periodo e delle prospettive di Bitcoin da qui ai prossimi mesi. Quello che ci aspettiamo e i livelli che dobbiamo tenere a mente, ragazzi, se non avete visto quel video straimportante andatelo a vedere. Oggi però andiamo a inquadrare il momento attuale delle criptovalute in termini di macro analisi. Andiamo a cercare di capire cosa sta succedendo sul settore cripto, se effettivamente al di là dei rialzi dei prezzi ci sono dei dati di natura macro che possono darci delle indicazioni importanti di dove siamo nel mondo cripto, dove sta andando questa innovazione, sta per entrare veramente in versione adoption e i prezzi attuali di Bitcoin soprattutto, ma dell'intero mercato, sono sostenibili da dati di natura fondamentale, tra virgolette, chiamiamoli così, perché una parte sono dati fondamentali che vedremo oggi, ragazzi, ma altri sono dati di aspettativa, quindi di teoria. Però misceliamoli insieme per capire il quadro generale che stiamo vivendo in questo determinato momento sul mercato delle cripto e andiamo quindi a smussare le nostre considerazioni e a capire se conviene o no comprare Bitcoin subito in questo momento, oppure possiamo anche utilizzare altre tipologie di strategie. Prima di andare avanti, pollicioni in su per questa serie di video che sto facendo per rispondere a questa domanda, ragazzi, veramente video stra importanti che porteremo con noi anche nelle prossime settimane, quindi fatemi sentire la vostra vicinanza con i pollici perché mi date una mano. Analisi fondamentale su Bitcoin e criptovalute è sempre complicata da fare, perché l'analisi fondamentale, soprattutto per come siamo stati abituati a ragionarla sui mercati delle azioni e delle stocks, si basa su dati di natura quantitativa e su dati di bilancio, quindi su andare a valutare il valore di un'azienda per quanto riguarda i suoi utili futuri che vengono appunto attualizzati e bla bla bla, e ci sono una serie di parametri di bilancio che vanno analizzati per fare analisi fondamentale. Come la facciamo un'analisi fondamentale sulle criptovalute che non abbiamo nessun dato, nessun parametro? Sì, è vero, potremmo andare a analizzare magari gli utili di exchange come Binance, ma non è analisi fondamentale su una tecnologia, ma su Binance sarebbe in quel caso, quindi su un exchange. Perciò, ragazzi, bisogna un po' lateralizzare, andare per vie traverse. Attraverso alcune indicazioni possiamo andare a capire come si sta sviluppando una tecnologia che in questo caso è la blockchain, e soprattutto il tasso di adoption di Bitcoin. C'è un legame fortissimo tra quello che è il valore di Bitcoin come valore di mercato e quella che è il tasso di adoption di Bitcoin. Queste cose, ragazzi, sono collegate. Ho letto anche tantissimo in tempo fa una ricerca importantissima dell'università americana che faceva proprio vedere come la correlazione tra l'adoption di Bitcoin e il suo prezzo, quindi la quotazione, fosse veramente veramente vicina. Purtroppo non trovo più quell'analisi, quel PDF, ragazzi. Se qualcuno di voi ce l'ha, per favore scrivetemelo nei commenti, e non mi scrivete il link perché nei commenti non potete mettere il link che ve lo banna YouTube. Ditemelo insomma nei commenti e poi me lo mandate via email, ragazzi, perché non lo trovo più un PDF. Fantastico, va bene. Allora, tralasciando questa cosa, se noi andiamo a guardare il tasso di adoption di Bitcoin, possiamo anche avere una idea generale su quello che può essere la sostenibilità del prezzo. È un po' un modo di fare analisi fondamentale, però di natura trasversale, perché invece di andare a guardare gli utili di un'azienda, andiamo a guardare il tasso di adoption. C'è un grafico che in questo momento voglio farvi vedere. Ce ne sarebbero diversi, ragazzi, però io oggi ho deciso di farvi vedere solo un grafico per quello che mi riguarda relativamente all'analisi fondamentale fatta appunto con queste premesse,
per guardare l'adoption di Bitcoin e disegnare il nostro quadro generale, perché poi voglio subito andare invece a farvi vedere il grafico che ci indica dove siamo con i mercati delle cripto, appunto proprio per capire le potenzialità ancora del settore. Quindi primo grafico è il numero dei wallet attivi sul Bitcoin e ragazzi parla da solo, è inutile che sto qui a commentare un grafico del genere. Il tasso di adoption di Bitcoin da novembre 2020 è iniziato a salire in maniera vertiginosa, addirittura ha fatto la famosa curva dalla linearità che seguiva, scusatemi i disegni, qui in questo punto addirittura ha iniziato a girare. Questo da un punto di vista di innovazione, ragazzi, si chiama snodo di un'innovazione che avviene quando c'è un'innovazione radicale in un prodotto. In questo caso Bitcoin non c'è stata un'innovazione radicale, ma c'è stata una presa di coscienza di potenzialità di questo settore da novembre del 2020. Questa cosa avviene spesso nelle innovazioni e poi quello che fa è fare un giro in questo modo e poi riandarsi a ricalibrare verso un tasso di crescita naturale, ma è un'accelerazione in pratica, ragazzi. Abbiamo assistito a novembre 2020 ad una piccola accelerazione nell'adoption di Bitcoin. Questo è il numero dei wallet che sono stati aperti nella blockchain e sono veramente tanti, quindi tantissimi si sono avvicinati a Bitcoin. È un dato inconfutabile, ragazzi. Poi perché lo hanno fatto? L'hanno fatto perché vogliono speculare, non capiscono nulla. Ragazzi, questo disfattismo non aiuta nessuno e soprattutto non è vera informazione, quindi questi sono i dati e i dati non sono confutabili. Poi che sicuramente all'interno di questa impennata ci sarà il problema del wallet aperto dallo speculatore che non sa nulla di Bitcoin, ha investito un euro magari e basta, ok, sicuramente ci saranno queste cose, ma a noi non importa, a noi importa il contesto generale. E il contesto generale, ragazzi, ci dice che in questo caso il tasso di adozione ha subito un'impennata, balzo avanti. Perché è avvenuto questo balzo? Perché, come vi ho spiegato già in un altro video a Natale, se non erro, ragazzi, il video di Natale è meraviglioso anche per il video più visto del canale, l'introduzione, l'avvento degli istituzionali su questo mercato è stato indelebile, è stato evidente in quel periodo là. E questo è il balzo che noi abbiamo visto da un punto di vista di adoption. Se questi istituzionali si sono avvicinati, hanno finito il loro shopping, dove siamo da un punto di vista di contesto generale del mercato delle cripto? Dove siamo sulla curva dell'innovazione di Rogers? Per chi non lo sapesse, ragazzi, questa è la Rogers Innovation Adoption Curve, che è la curva che spiega in termini di adozione una innovazione radicale. Qui dovremmo andare a capire dove siamo noi, dove siamo posizionati sulla curva di Rogers. Se è vero che gli istituzionali si sono messi a comprare Bitcoin, l'hanno fatto per un motivo, dobbiamo andare a capire se hanno finito oppure hanno solo iniziato. È questa la domanda che ci unisce i puntini del quadro generale del settore cripto e soprattutto ci lancia anche verso il futuro. Quindi andiamo ad analizzare come si sviluppa una innovazione e poi andiamo a rispondere alla domanda dove siamo noi. Allora, ragazzi, all'inizio di questa curva abbiamo solo gli innovatori iniziali, dopodiché vedete che entrano i famosi early adopters. Dell'attuale mercato delle criptovalute noi siamo ancora nella fase degli early adopters oppure abbiamo superato la fase degli early adopter e siamo già nelle early majority adopters, che sono gli istituzionali, la parte grossa del mercato che dà l'ultimo slancio alla fase di adoption, perché poi successivamente ci sono gli ultimi della parte finale. In questa curva sostanzialmente sono i retail, tutte le persone comuni, e dopodiché diventa un'innovazione largamente diffusa. Vi faccio vedere anche un altro grafico perché poi si possono unire, ragazzi. Questo è il grafico classico del business life cycle, quindi come si sviluppa
un business o un prodotto, noi in questo caso possiamo utilizzarlo su Bitcoin. Siamo probabilmente nella fase di espansione per quanto riguarda il mercato delle criptovalute, questo è abbastanza chiaro, ma il problema è capire se siamo arrivati appunto alla maturità di questo mercato oppure siamo soltanto all'inizio. Io credo che si possa affermare in maniera abbastanza evidente che siamo solo all'inizio. Se uniamo i due grafici otteniamo questa struttura che ci dà una informazione di dove siamo in questo momento con l'adoption da parte degli istituzionali sul mercato delle cripto, e questo ci risponde al quesito se effettivamente conviene o meno posizionarci ora sul mercato cripto. Siamo, secondo me, a questo punto qui, al passaggio fra gli early adopters e i majority, quindi al passaggio tra i primi adottatori della tecnologia e gli istituzionali. Quindi siamo in pratica solo all'inizio di una fase di adozione da parte degli istituzionali di questo mercato. Poi, se tutto va bene, la tecnologia risponderà alla perfezione ai bisogni della nostra società, ci sarà l'adoption di massa fra un bel po' di annetti, ragazzi. Secondo me non prima del 2025, quindi abbiamo ancora 4-5 anni davanti per vedere questa adoption. È vero che nel mondo attuale tutto viaggia alla velocità della luce, quindi tutti questi passaggi si riducono in termini di tempistiche, però siamo sempre esseri umani, noi viaggiamo in analogico, non in digitale, per cui per adottare una tecnologia così forte, così dirompente come quella della blockchain e di Bitcoin ci vuole ancora un po' di tempo. Vi concludo il video anche con l'ultimo e splendido, veramente splendido grafico della Rogers Innovation Adoption Curve. Siamo, secondo me, alla fine del chasm. Probabilmente Bitcoin sta uscendo dall'abisso in questo momento. Probabilmente da novembre Bitcoin ha iniziato a uscire dall'abisso e a iniziare a galoppare su questa struttura. Siamo all'inizio della early majority adoption. Questo è il contesto generale, l'abbiamo visto miscelato a quello che è la struttura del wallet, che sono enormi. Abbiamo visto probabilmente dove ci troviamo in questo momento. Se tutto finirà liscio, abbiamo davanti a noi una bella fase di sviluppo, di innovazione tecnologica, dove probabilmente vedremo sorgere nuovi business sulla blockchain, fallimenti anche come sempre, ragazzi. Tutto è possibile, abbiamo anni davanti, ma questo ci risponde alla domanda: comprare ora Bitcoin o aspettare? Ragazzi, dipende dalla vostra strategia, ma sicuramente in questo momento Bitcoin ha davanti una possibilità e una potenzialità enorme. Poi chiaramente la società deve assorbire questa tecnologia, quindi non sappiamo quando avverrà, potrebbe anche rigettarla come ha fatto con veramente tantissime cose, ma se assorbirà e adotterà Bitcoin un po' come un bimbo, probabilmente abbiamo anni d'oro davanti a noi. Quindi comprare Bitcoin ora assolutamente può essere corretto in base a questa view. Però uniamo i due anelli. Quello che vi ho detto nello scorso video legato alla analisi dei grafici è quello che abbiamo visto oggi sulla macro investimento. Se da un punto di vista macro Bitcoin può essere considerato un'innovazione da cavalcare anche a questi prezzi, da un punto di vista però di momentum immediato potremmo avere una fase difficile da qui a marzo, oppure se sposiamo la seconda ipotesi, verso maggio-giugno potremmo avere una fase di difficoltà. Allora, come si fa ad andare a comprare Bitcoin nel modo giusto se dobbiamo gestire bene i prossimi mesi, che saranno febbraio, marzo fino a giugno? Saranno mesi difficili per il mercato delle criptovalute, non in termini di potenzialità, perché potrebbero essere anche estremamente profittevoli, ragazzi, ma in termini di gestione. Quale strategia è quella più idonea in questo preciso momento? Ed è questo il terzo video che chiuderà questa serie, ragazzi, le strategie giuste da utilizzare per chi in questo momento vuole comprare Bitcoin e cosa dobbiamo andare a guardare se vogliamo anche proteggere le nostre posizioni. Come sempre, ragazzi, fatemi sapere quello che pensate voi su questa escursus e
e questo momentum siamo veramente fuori dal chasm, fuori dagli abissi con Bitcoin. Secondo me sì, ragazzi, proprio al limite, fuori dagli abissi. Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!